tante. Varese in vantaggio con Cacciatore al 34esimo minuto del primo tempo. Varese 1, Ascoli 0. Raffa. Varese, siamo entrati nel 39esimo minuto con il Varese dunque in vantaggio sull'Ascoli per 1-0. Raccontiamo l'azione che ha sbloccato il risultato. Al 34esimo minuto c'è stato un cross alla destra di Rivas, perfetto il colpo di destra di Fabrizio Cacciatore, che non ha lasciato scampo al portiere dell'Ascoli Guarna per l'ex giocatore della Sampdoria. Si tratta del terzo gol in campionato, un gol pesantissimo perché sono ristabilite ora le distanze con il Padova. Il Varese dunque a quota 68 in questo momento, il Padova 63, quindi restano 5 punti di vantaggio sui veneti, mentre Varese che in questo momento ha 4 punti di vantaggio sulla Sampdoria. Sampdoria e Padova che sono le dirette rivali dei lombardi nella corsa ai playoff, e tra l'altro all'ultima giornata ci sarà proprio qui al Franco Ossola Varese e Sampdoria. Siamo giunti al 40esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo al Franco Ossola, Varese 1 Ascoli 0, Castellammare. Scusa Scaramozzino, Neto Pereira raddoppia il Varese al 43esimo minuto, Varese 2 Ascoli 0 a te. E qui mancano 15 secondi al 45esimo minuto, dunque strada in discesa per il Varese di Rolando Maran, che poco fa ha raddoppiato con il brasiliano Neto Pereira. Termina un'azione brillante, un minuto di recupero nel frattempo, un'azione brillante con Zecchin che ha servito in verticale il pallone per Neto Pereira, splendido il taglio dell'attaccante brasiliano che ha bruciato sullo scatto Faisca, tocco sotto a scavalcare Guarna e gol del 2-0 per formazione varesina. Un minuto di recupero dunque, primo tempo che si concluderà esattamente tra 40 secondi con il Varese in vantaggio sull'Ascoli per 2-0. Andiamo a Castellammare. Attenzione al gol, ma viene annullato il gol di Papavaigo. Sono viene io, annullato sì. Per fuori gioco, gol annullato all'Ascoli per fuori gioco di Papavaigo. Dunque tutto questo al primo minuto della ripresa, Varese 2 Ascoli 0 Castellammare. Terzo gol del Varese esattamente al quinto minuto del secondo tempo, Varese 3 Ascoli 0, Mazzeo. E dunque il Varese sembra aver messo in ghiaccio la partita con il terzo gol, arrivato al quinto minuto di questa ripresa. Su calcio d'angolo di Zecchin c'è stato un primo colpo di testa da parte di Trest, poi la correzione finale e vincente di Neto Pereira, dunque doppietta per l'attaccante brasiliano del Varese, posizionato quasi in prossimità della linea di porta, ha appoggiato il pallone verso la rete ascolana. Dunque terzo gol del Varese, doppietta per Neto Pereira che dunque realizza il suo quarto gol in campionato. Varese 3 Ascoli 0. Ricordiamo che non ci sono state sostituzioni all'inizio di questa ripresa, ricordiamo anche che al terzo minuto l'Ascoli ha avuto una clamorosa opportunità per accorciare le distanze. Papavaigo, imbeccato da sbaffo, ha scelto la soluzione più complicata: anziché calciare con il sinistro davanti al portiere Bressan, ha cercato un tocco d'esterno destro, ma ha lisciato completamente il pallone. 3-0 dunque per il Varese, linea che va a Castellammare, azione a sbaffo, la conclusione, pallone alto di poco dal limite, incertezza difensiva del Varese, ne stava per approfittare sbaffo che però calcio di rigore nel frattempo. Sì, grazie Raffa, calcio di rigore in favore del Varese, è stato atterrato Granoce e c'è anche cartellino rosso, viene espulso il difensore dell'Ascoli, reo di aver commesso il fallo nei confronti dell'attaccante varesino, lo sloveno Andelkovic. Dunque si riprenderà tra pochi istanti con il rigore in favore del Varese. A te Corsini, a tra poco per il tentativo di trasferire. Andiamo con un giro veloce. A Varese siamo al 40esimo della ripresa, calcio di rigore in favore del Varese, sul punto di battuta Granoce. Varese che è già avanti 3-0, è pronto al tentativo di trasformazione attaccante uruguaiano, eccolo Granoce, prende la rincorsa al limite dell'area di rigore, c'è ancora un giocatore dell'Ascoli che inspiegabilmente è ancora all'interno a protestare, rigore c'era tutto per l'atterramento di dello stesso Granoce. Ancora Granoce va a posizionarsi sul dischetto, è pronto tra pochi istanti alla battuta di questo calcio di rigore, Varese 3 Ascoli 0, siamo al 41esimo della ripresa, parte Granoce dal limite dell'area di rigore contro Guarna, la rincorsa dell'attaccante uruguaiano, la conclusione della rete, spiazzata completamente Guarna, pallone all'angolino basso alla destra dell'estremo difensore dell'Ascoli, Varese 4 Ascoli 0 studio. Ma si chiama un calcio d'angolo del Livorno, a voi. Allora sentiamo scusa Corsini, sì. Finale da Varese, Varese batte Ascoli 4-0 a te.